Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, ciao a tutti e a tutti. Nuovo video vlog, barra chiacchiere. Come state? Spero bene. Dunque, sto riprovando a riregistrare questo video perché l'ho registrato capovolto, ovvero vi spiego meglio, l'ho registrato con la fotocamera posteriore, ma non vedevo per niente e viene pure male a registrare con la telecamera posteriore, quindi ho voluto fare con la telecamera frontale, quindi va bene lo stesso. Niente, dunque, queste le unghie, vedete le mie belle unghiette, e quindi ho fatto le unghie, non so, vero avanti, non mi ricordo, comunque queste qua le adoro, mi piacciono, anche se sono un po' cortine, ma pazienza, mi piacciono lo stesso. Sto bevendo un po' di mio Nesquik, ho già fatto colazione, cioè sto facendo colazione con il Nesquik, ma prima ho bevuto del caffè. E ho preso dell'acqua, un bicchiere d'acqua, anzi due bicchieri d'acqua belli pieni perché avevo una sete tremenda. Sarà che quei salatini del mio compleanno mi hanno un po'... non lo so, erano un po' salatini, ma vabbè, se sono salatini sono salatini. Comunque, mi hanno fatto venire una sete buia, tremenda, vabbè. E nulla. Come state? Io ho festeggiato il mio compleanno benissimo, 36 sono, adesso ne ho 36 maturati in questo ottobre, che tra un poco finisce ottobre e comincia novembre, il mese, aspettate, domani è 31, Halloween, non erro, sì, domani è Halloween, la festa preferita di alcune mie iscritte. E sono qui iscritta a Giulia Makeup, quindi non Giulia di Lellis, Giulia Makeup, una di voi, non mi ricordo, non so il cognome, ma vabbè, pazienza. Giulia Makeup, una Giulia Makeup si chiama così. E so che lei le piace molto al posto del Natale, adora molto Halloween e ci sta, vabbè, lo stesso, basta che ci sia una festa che le piaccia, è ok. Qua sono dietro, sono andata avanti alla mia credenza, vedete? Questo è un mobile della credenza, sono in sala perché mettendomi in cucina è un po' la luce, è un po' così. Non è il massimo, mentre ho la porta qua del poggiolo che si unisce alle scale per andare al portone, quindi questa è la porta di casa principale per entrare in casa, e io ho lasciato la porta aperta perché altrimenti non si sarebbe visto niente, ma va bene lo stesso. Tra poco comincio a lavare i piatti, metterò in una maniera un po' inusuale perché non so mai come mettermi per lavare i piatti, cioè nel senso, voglio fare lavaggio dei piatti, mi esce tutto uno schifo perché non so mai come cominciare a lavare i piatti. Sì, lo so, è noioso quel video quando lavo i piatti, quando lavo i piattini, però vabbè, piatti, quello che volete voi, però è noioso, lo so, forse quella parte neanche la riprendo, vediamo come si mette la mia situa. Non mi hanno cavato la faccia ancora, perché sono ancora in mille sogni, si può dire, con questi capelli un po' sbarazzini, però vabbè. Ho un sonno che saluti, io lo so, vabbè, che ci volete fare? Niente, già, madonna che sonno che ho, sembra che mi è passato su un carro armato, che sonno. Voi non potete capire il sonno che c'ho io, fatemi sapere se siete il team che si sveglia presto la mattina o team che si sveglia un po' tardi la mattina, presto o tardi, siete team presto o tardi? Io sono del team tardi, tante volte capita che mi sveglio, non lo so, alle 8 / 9 e mezza, quindi vabbè,
Di solito mi sveglio tra le 5 e le 4 del mattino, che è un incubo per voi, forse può essere. È vero, non devo andare a lavorare, fare niente, però perché, come vi ho già detto in altre situazioni, in altri video, ho una pensione, quindi la pensione. Sapete bene che sto a casa, faccio la youtuber, anche se non mi definisco una youtuber, ragazzi, lo sapete anche voi. Anche se c'è una persona che mi ha detto, ma scusa, se tu fai video su YouTube, sei una youtuber, ho capito, ma non sono una youtuber di quelli proprio, come si può dire, oddio sta mosca, di quelli proprio affermati, e non me ne può fregare meno, ma mi piace fare video e mi diverte, sta mosca mi sta... dove il latte, un squeak. E niente ragazze, questo è tutto, io adesso vi lascio e ci vediamo dopo per lavaggio di piatti. Sta mosca le piace stare sul pulito, io non lo so perché è tutto pulito, quindi ho notato che c'è una bella cosa di fastidiosità della... Allora, premetto che vi ho messo in un posto un po' che non si capisce bene come sto facendo per lavare i piatti, ma tanto si tratterà di pochi secondi, bugia, però mi piace farvi compagnia, quindi vi faccio compagnia. Se non ci riesco, casomai, non vi prometto niente, provo a lavare i piatti, a tagliare i pezzi o a velocizzare, non lo so. Comunque, niente, o stacco la scena o non lo so, ragazze. Non ne ho idea, ragazze, perché volevo lavare i piatti con voi, ma mi rendo conto che sono noiosa. Però non lo so, ragazze mie. Perché non ho molti piatti da lavare, ma ho i tazzi della colazione, le tazze della colazione e il mio compleanno. Quindi, vabbè, non è che mi sono da molto... non ho festeggiato molto. Allora, sono passati il 28, il 29, il 30, oggi è 30, quindi 3 giorni sono passati il mio compleanno, perché ho festeggiato il 28, e il compleanno del 28 ho mangiato con le piatti di plastica e i bicchieri di plastica, però ne sono avanzati che abbiamo mangiato anche con quelli di porcellana. Vi faccio vedere cosa intendo io con quelli di porcellana, sono questi. Questi qua sono questa qua della colazione, vedete? Tutta questa vista, non fate caso a questo perché ho la medicina per calmarmi. Quindi tutto questo, a parte la zuccheriera che non si fa niente a terra, però tutto il resto è da lavare, a posto. Quindi temo che dovrò stoppare il video e ci vediamo altro. Voglio annoiare, quindi non lo so ragazze se fare un video dove lavi i piatti, ma sarebbe noioso ragazze, non credete, quindi... Ci lasciamo i miei piattini, tutto a posto. Sì, lo so, lì c'è un po' di imbarazzi, ovvero di disordine, ma non è più tanto. I bicchieri quelli lavati. Sì, lo so, ragazze, non è tutto perfetto, ma non siamo perfetti nelle case. Basta che c'è comodità e tutto a posto. Comunque, lì è tutto a posto. Ragazze, a parte quello, va bene così. Ora mi dovrei lavare i denti e mi lavo i denti. Non lo so neanche io, vediamo cosa fare. Allora, vediamo un po'. Le toccogliate, vedete? Che tra l'altro lo usavo anche mia madre e mio padre quando ero piccolina, quindi top. E mi lavo i denti, non metterò nessuna musica, sto però non lo so, vediamo. Allora, adesso faccio il letto e poi... Già che sono vestita, farò qualche altra cosa, non lo so cosa, vediamo, magari chiacchieriamo un po' come sempre. Allora, rieccoci ragazze, dunque, mi sono bella vestita, bella ordinata, più o meno, siamo lì. E dunque, mi sono messa di nuovo l'ennesima tuta, di nuovo, quella nera, non quella per andare in palestra, un'altra ancora, quella che vi dicevo che dovevo andare a ballare, ma non sono fatto niente, andare a ballare perché... il locale in cui andavo a ballare era chiuso, quindi no comment, lasciamo stare che è meglio. E cosa dirvi, stamattina ho fatto il mio bel letto, infatti non so se si possa vedere, ma ho fatto il mio letto, ve lo faccio vedere un attimo solo. Questo è il letto fatto, vedete? C'è un'altra cosa.
E niente, ho fatto il mio letto, come avete visto, anzi come vi ho fatto vedere che l'ho riordinato una pena. L'ho fatto un po' come si dice qua in Sardegna, un po' alla rinfusa, la me ne frego, ma almeno l'ho sistemato un po' perché era inguardabile come era stamattina. E sì, sto guardando come ho fatto, non l'ho fatto benissimo, proprio bene, però ho fatto la risvolta come meglio potevo io, come meglio potevo riuscire, come ho potuto farlo, perché... Ah, non sono il genio del fare il letto benissimo, ma mi arrangiucchio, dai. Niente, io sono intento di volare la finestra perché c'è un buio, ragazzi, in questa camera. Non è buio, però non mi piace, non lo so. Forse si vede bene con questa luce artificiale, ma io vorrei semplicemente aprire la finestra perché non si capisce niente, ragazzi, non lo so. Domani arriva il mio letto, ragazzi. Sono contenta e vai, yay! Che bello! Sono molto contenta che mi arriva il letto. Quello che gli ho detto io appena l'altro giorno. Cos'era, il 28 o il 27? Non mi ricordo più. Boh, non mi ricordo più comunque. Mi dovrebbe arrivare il letto e quindi sono troppo contenta. Non vi mostro ancora qual è, ve lo farò vedere proprio dal vivo quando farò una bella mini ripresa. Ve lo metto o di qua di lato oppure non lo so, ragazze. Sto pensando di mettervelo, di farvi un video a parte, ragazze, perché sennò diventa veramente troppo lungo questo video e non me lo guarda nessuno per non essere volgare. Quindi non lo so, boh, si vedrà. E niente, nel frattempo mi ho anche lavato la faccia, mi ho lavato i denti, anche se ne avete visto poco, perché è stato solo un istante. E niente, ragazze, io nel frattempo mi sono occupata di sistemare un po', risettare un po' casa, di cercare di rimettere un po' tutto in ordine. Ah, se vedete che io ho anche la donna delle pulizie, non solo io a essere quella che fa le pulizie, è perché mia nonna non ce la fa a vedermi fare troppe cose. Già io ho mille situazioni sulla mia schiena, lombi, scoliosi, eccetera. Quindi chi vuole capire capisca, io non, certe cose non riesco a farle tutte, tipo alzare sulla scala a togliere la tenda. No, quella non la posso fare perché ci vuole proprio una donna delle pulizie che lo sappia fare. Fin lì va benissimo che ci sia la donna delle pulizie per pulire tutto. I vetri altrettanto li pulisce lei. Il resto, come lavare a terra e via discorrendo, me li faccio io. Tipo la spolverare, che ne so, fare il letto, pulire, spolverare sui mobili, sul comodino, sui comodini, sul comò. Tutto questo qua l'ho fatto tutto io. Tranne che... togliere la tenda, quindi togliere la tenda, lavorarci, io non mi permetterei mai di fare perché ho una malforma due malformazioni congenite alle ginocchia e non mi sembrava il caso di aggiungere altro legna al fuoco, come per meglio dire che se cado dalle scale mi acconcio, perché no, mi sono operata una volta e basta una e mi avanza, quindi no, non se ne parla nemmeno che devo rompermi l'osso del collo. Voi direte, ma sei giovane, sì, tutto quello che volete, ma ahimè, ho una disabilità, con la disabilità mi tengo. Sì, è vero, saranno tutte stupidate per voi, ma queste stupidate purtroppo ci devo convivere. Non posso sempre alzare su una scala, anzi, salivo quando non ero così malandata, ma adesso mi sono operata. E quindi sì, mi sono operata anche all'ospedale Marino di Alghero. È andato tutto, tutto bene. Non faccio nome di chi mi ha operato, ma è stato un dottore con i fiocchi, bravissimo. Però non ce la faccio a salire sulle scale. Sì, potrei salire. Scusate, ah, ok, mi è arrivato un altro commento del mio compleanno. Un altro augurio. Un altro auguri. Comunque, mi è arrivato. Cosa stavo dicendo? Mi sono un po' persa. Non mi ricordo più. Fatemi pensare. Non mi ricordo più. Con leggendo, quando leggo qualcosa dal display, mi distrago sempre. Perdonatemi, ragazze. Ah, sì,
che il ginocchio, ho fatto tanti progressi, ma non posso più tanto muovermi come prima, non posso più correre, cammino già tanto, però mi sono stata fatta operare ad Alghero, all'ospedale Marino di Alghero. Mi ha operato bene, ma devo stare attenta a come mi muovo perché ho delle magagne ai miei ginocchia che solo Dio lo sa. Quindi devo stare attenta a cosa devo dire, devo stare attenta a come mi muovo perché non è cosa da poco quello che mi è successo. Perché non mi ricordo in che giorno, che mese, che anno fu che mi ruppi il ginocchio di 6 centimetri dalla rotula, dalla coscia, sì, dalla coscia, 6 centimetri dalla coscia, una lussazione allucinante che se ve la descrivo mi viene male di stomaco, peggio ancora a capogiro, quindi già ve l'ho descritta, non so come l'avrei descritta mai, però raga, questa è la rotula mia uscita, da guardate, da qua, aspettate che vi alzo io, se ci riesco, da qui mia uscita, vedete? Allora, il ginocchio è questo, no? Mi è uscita fin qua la rotula, non ci credete? Invece era qua la rotula. Quindi capite bene che non è uno scherzo quello che mi è successo, la lussazione. Ecco perché vi dico che certe cose non le posso fare, perché non è a danno mio se le faccio. Ecco il fatto del mio ginocchio che purtroppo voi non voi, se provi a fare un minimo sbaglio di movimento sono catastrofi, vabbè. Sì, lo so, sono giovane, ho 36 anni e non me ne faccio niente di tutta questa infantilità. Non sono infantili, sono cose vere, reali. Se non ci volete credere, non sono problemi miei. Però, raga, come va bene lo stesso, ringrazio il cielo, il buon Dio che posso camminare e sto bene. Anche se non posso purtroppo correre, perché correre mi avrebbe fatto bene, ma ho sentito dire che, non so se sia una fesseria o meno, che correre consuma la suola dei piedi, cioè la pianta dei piedi. Io non so se sia vero o meno, può essere una castroneria, come le sento tante dire ogni tanto da alcune persone, ma lasciamo stare che è meglio. Comunque a me correre mi piaceva tanto. Non posso più farlo, ma non importa, mi basta quello che posso fare, tipo camminare, 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 ed è bello, l'unica cosa che conta per me è quella, camminare, camminare, grazie del cielo che cammino. La parola chiave è camminare, ragazze, per quanto riguarda io che non sono una sportiva, ma che mi piace tanto camminare all'aria aperta, respirare tanta aria buona. Già. E niente, quindi nulla. Sto guardando quanti ordini che ho fatto in questi giorni, che non avevo registrato niente. Vedete che ordine? Sì, lo so, a parte qua dietro c'è la mia borsa e sotto c'è la valigia. No, non sono partita né nulla. Ho sistemato tutto qua perché tra un po' deve arrivare ribadisco, il mio nuovo letto e quindi devo sistemare tutto. Ho tolto tutto da sotto il letto perché devono venire a portarmi il letto domani. E chissà se vengono. Ma no, non mi ricordo l'ora, non importa. Anche se l'ora me la dovrei ricordare, ma sono un po' impacciata in queste cose. Cioè, nel senso che in quello che mi piace a me ci mi ricordo tutto. E quello che invece è poco importante, o anzi, è più importante quello che dovrei. Dovrebbe essere importante per me, per me stessa. Non me lo ricordo, ma vabbè, dettagli. Anche le visite mediche, tante volte faccio fatica a ricordarmele. Buonanotte, come anche quando mi è venuto il ciclo, quando mi sta per venire. L'ultima volta che mi è venuto il ciclo, non me lo ricordavo perché me lo dovevo scrivere sull'agenda. Mannaggia me. Già, va bene, dai. Ok. Dunque, allora, qualcosa c'è da sistemare? Niente, va bene, dai. Un attimo solo. Nel frattempo mi porto con me in sala e qui apro la finestra perché tanto faccio arieggiare un po' la mia camera, vedete? Cioè, se riesco a farla arieggiare senza fare troppi danni. Sì, eccoci qua. Cioè.
Non c'è neanche mia zia, deve essere riuscita a fare qualche commissione col figlio, non lo so. Cioè, cali che baia come se non ci fosse un domani. Tanto quando prendo le mie cuffie non sia mai che... Aspettate, secondo cosa, sono tutte legate. Allora, come vi dicevo, sta trovando un po' l'immagine, va bene, no comment. Ora accendo la tele, e però l'accendo bassa, quindi devo stoppare il video un attimo, metterlo in pausa e ci vediamo dopo. Allora, come qua, dunque, innanzitutto qua mi faccio una bella coda perché ho i capelli da spaventapasseri, se così si può dire. E quindi, allora, mi levo anche gli occhiali tanto per incominciare, perché sono veramente pietosi i capelli. L'ho lavati ieri e avanti ieri e sono di nuovo da ripettinare, ma non voglio, quindi mi faccio una semplice coda, come si dice, più vistosa, anche se tanto vistosa non è, perché ho capelli molto molto morbidi e abbastanza ricci, diciamo. Ecco qua, a posto, via. No, troppo stretta non la voglio, perché poi mi fa mal di testa. Cioè. Ecco qua. Insomma, fatto come ho potuto. Ciao. Controllavo se avevo... Stavo controllando se avevo il cerchietto, ma non ce l'ho. L'ho dimenticato in camera. Pazienza. E niente. Allora, ho acceso la televisione sul canale 5, c'è pomeriggio, no, sì, pomeriggio, mamma mia, no, c'è mattino 5, perché se guardavo un programma vecchio come il Cucco, che si guardava quando c'era ancora mia madre in vita, ovvero mattino 5 con Federica Panicucci, adoro quel programma, sì lo so, parla di tante cose, come parla anche di Cronaca Nera, si dice così, non lo so, comunque penso di sì. E, mi piace perché parla di tutto e di più, è un programma di approfondimento di tanti argomenti attuali, appunto, e quindi mi interessa molto. Adesso stavo parlando di, vabbè, non lo so, aspettate, si vede di Pierina Paganelli con le opere, insomma, quella notizia lì, sempre si torna sempre sulle stesse cose alla fine dei fatti. Poi adesso c'è questa tredicenne a Piacenza che l'hanno fatto, non voglio dire altro cosa, che l'hanno arrivateci pure, ragazzi, non voglio dire brutte cose, non voglio fare argomenti controversi, anche se vabbè, tanto che il mio canale non sia mai monetizzato, vabbè. Non me ne può fregare bene, anche se non monetizzo, pazienza. Se dovrei monetizzare mi fa tanto piacere, però non sputo, ripeto, non sputo sul piatto dove mangio. Però se casomai ci dovrebbe essere qualcosa che mi porta a monetizzare, tanto di cappello per me, buono questa cosa, se monetizzo. Se lo faccio, ragazza, non è niente. E nulla, ragazza, quindi... Non ho ancora idea di quando farò video make-up tutorial, tipo, non sono una truccatrice, però ammetto che mi piace truccarmi, vorrei truccare anche gli altri, ma lì ci vuole una testata di diploma da truccatrice e via discorrendo. Questo non ce l'ho, quindi anche lì sono tanti casini. E sinceramente, di perdere tempo a fare... No, non perdere tempo, più che altro... A 36 anni non so se sono ancora in tempo a fare questo corso di truccatrice. Sarei brava. Dovrei impegnarmi al massimo a dare il meglio di me. Ma come faccio, ragazze? Non ne ho idea. Non so proprio come fare, per ragazze mie. Boh, vabbè. Non lo so. Ci devo pensare. E niente. Non so neanche chi sono. Boh. Non c'è mai con la sveglia io non la saprei chi sono. Saranno le... Che ore sono? Le 10 e 24. Sono le 10 e 24. Sì. Sono le 10 e 24, credo, sì.
io? Esatto, sono le 10:24 del mattino adesso. Quindi sto registrando che tra un po' saranno le 11. Alle 11:30 forse esco di casa, non lo so, vediamo. Magari farò un po' di palestra, non ne ho idea. Già. E quindi non lo so, non lo so, non lo so e non lo so, ragazze. Oggi si era concordato che dovevo fare palestra, ma non so se oggi riuscirò. Oggi cos'è? Mercoledì o giovedì? Forse oggi è giovedì. No, ieri era martedì, vero? Oggi, no, ieri era mercoledì. Sto confondendo un po' perché non mi ricordo. Se non guardo, come si dice, aspettando secondo. Allora, ragazze mie, è mercoledì oggi, ecco perché non mi ricordavo che giorno era, che vergogna, che giorno è, che vergogna. Mercoledì, quindi sì, me lo conferma il telefono di mia nonna. Mercoledì 30 ottobre, esatto. C'ho qua il mio telefono, un po', anzi il telefono, mia nonna che ho prestato a lei perché io non lo utilizzo più questo telefono, si è rotto il display che anche se funziona, però è rigato, da questa parte, vedete che è rigato, già, è rigato, nel senso che quando devi registrare dalla telecamera non ti fa vedere più tanto bene perché, aspettate, ve lo spiego meglio, vedete qua che c'è una cosa nella telecamera. Quindi ecco perché sto registrando più volte dal telefono iPhone. L'iPhone 7 altrettanto sta un po' sballato. Ho un Oppo A17, ma anche con quello ci vado ben poco a registrare. Preferisco registrare finché riesco con l'iPhone 15. Ho un iPhone 15 e con questo qua, anzi, questo qua è l'iPhone 15 che ho. Questo registrando che mi è stato detto che quanto l'hai pagato? 1500 euro? Anche no, era un'offerta e ve lo ribadisco. Era un'offerta a 889,90 euro. Ed è stato meglio che era ed era un'offerta. Ok, scusate. Allora, mi sono dovuta stoppare un attimo perché mi dava fastidio qua attorno agli angoli della bocca che si formano quelle schifose sbavuzie anche quando non bevo, che mi dà fastidio. Sì, adesso lo so, è schifoso da dire, ma se uno non beve, gli si creano queste cose qua che non sono belle da vedere. Quindi ho dovuto stoppare un secondo per non vedersi tutta quella schifezza che c'era attorno agli angoli della bocca, che non è un bel vedere ed è anche molto stomachevole. Vabbè, no comment. Taglierò quel pezzo se riesco, se non lo lascio. Vediamo. Che lavoraccio fare sti video qua, ragazzi. Non avete idea del lavoraccio che. Cioè. Poi quando lo vado a tagliare ho troppa fretta e troppa. Ho troppa fretta oppure non ho voglia di tagliare i video e di fare Stavo per dire una parolaccia. No, no e no. no, cioè praticamente quando vado a tagliare, a fare il montaggio del video post di produzione, dopo il video vado a salvarlo, mi si crea questa sorta di nervosismo perché devo tagliare il video. Sì, mi piace tagliare il video, fare il montaggio, ma quando diventa lungo è una cosa pazzesca, non sopporto che diventa lungo troppo il video, voi direte accorcialo, lo accorcio, ma non ho tutto questo tempo di accorciare il video, ecco perché li voglio fare corti e non ci riesco, perché io non ho come si può dire, aiuto, il dono dell'essere concisa, di tagliare corto e andare subito al dunque, ecco perché vi dico. Non so, io parlo, parlo, parlo e il prodotto si allunga. Che vi devo dire? E poi nessuno mi si caga i video. Scusate il termine, ma è così. Nessuno si calcola i miei video. Ma vabbè, forse sì, forse no. Non ne ho idea. Sono un po' come Marco. Forse sì, forse no. Forse sì, forse no. Già. Forse sì, forse no. Forse sì. Già. E niente. Allora, se oggi pomeriggio sono troppo stanca, vi farò il video ASMR. Non vi prometto niente perché
Già sentire il parola ASMR fa piacere a tutti, ma però se non c'è nessun video, che cavolo prometto a fare? Quindi prima mi organizzerò, penso cosa devo fare pomeriggio. Se non devo fare niente e se non mi dilungo troppo nel guardare i vostri video, ve lo faccio, ok? E niente. Va bene così, dai. Abbasso un po' perché è troppo alto. Non è molto alto, ma fatemi sapere se nei commenti si sente la televisione così. Perché non ho tanto alzato, è a volume 2, quindi non dovrebbero esserci problemi con l'audio del video. Va bene? Ok, ragazze, non sono ancora uscita in giro perché da, non so quando uscire in giro e poi mi vergogno a portarmi il telefono, cioè il telefono me lo porto, ma a vloggare non lo so, ragazze, non ne ho idea. Boh. Non lo so, perché parlo della stessa cosa quando, vabbè, chi se ne frega se tanto non voglio monetizzare o non me ne può fregare da meno di monetizzare, tanto vale che faccio e dico le stesse cose, ma che senso ha dire le stesse cose? A meno che non vi parlo di dove sto andando, che sto combinando, che sto pensando e che progetti ho per quanto riguarda il futuro. Sì, vabbè, stavo sbraitando. No, voglio dire... Per il futuro del mio canaluccio. Vabbè, sto parlando come la mielosità che non ce ne esce un pezzo. Questi capelli, vabbè, sembra un Buddha come so. Sembra un Buddha come mi sono pettinata. No, vabbè, è lo stesso, dai. Già. No, vabbè, a parte quella, a me il Giappone piace molto, la Thailandia altrettanto, la Thailandia è un bel posto, paradisiaco. Peccato ogni tanto ne succedono in Thailandia, non di cose strane, tipo a volte in Thailandia succede che ci sono di quei, come si può dire, fatemi pensare, di quei nubi infragi è incredibile perché si spazza via tutto quando c'è uragani, tempesta, tipo le piogge, queste cose qua. Si sta bene in Thailandia, ma ci sono dei posti che l'acqua è come un torrente che spazza via tutto. È brutto da dire, ma lo so, è così, è la verità, ragazza, che vi devo dire. Non mi sto inventando niente. Già. E niente. Quindi non lo so, sembra strano, ma ho il presentimento che la Thailandia è un bel posto, ma ci sono dei bei posti dove andare in Thailandia, ma bisogna stare attenti dove si va. Così è. Poi anche il Giappone. Il Giappone, io sono innamorata, è troppo bello il Giappone. Dove ti fanno di quei servizi sulla faccia, voglio dire. Massaggi terapeutici, che è bellissimo, tipo sotto forma di ASMR. L'ASMR è bellissimo, wow, adoro, mi rilasso tantissimo. Ebbene sì, ragazzi, avete capito, l'ASMR mi piace e forse oggi riuscirò a fare un ASMR, dai. Ok, e niente, io adesso vi lascio e ci vediamo stasera, se riesco con un ASMR. Non vi prometto niente, già ve lo dico e qui lo confermo, però mi andrebbe di farvi un bel video ASMR, non ve lo prometto, ma mi organizzerò in qualche modo, vediamo cosa mi riesci di fare, ok? Ciao, like, fatemi sapere qua con un commento, attivate la campanelluccia del mio canale YouTube per ricevere tutti i giorni, tutti i nuovi aggiornamenti del mio canale YouTube. Appunto, fatemi sapere con un commento. Ciao, vi voglio bene. Ciao ciao.